In tutta Italia sono stati avviati percorsi diagnostico-terapeutici per i pazienti con malattia di Parkinson. Sentiamo dal professor Pietro Cortelli come è stato sviluppato questo BTT a Bologna. Nella realtà bolognese il Parkinson è organizzato in un percorso diagnostico terapeutico che vede il centro Parkinson insistere all'ospedale Bellaria all'interno dell'IRCCS che è dentro l'ASLA e quindi ha una forte connessione con il territorio. Cioè da questo centro esistono poi una serie di neurologi che agiscono nel territorio e che sono in stretto contatto col centro e a sua volta siamo in contatto con i medici medicina generale che sono effettivamente il primo punto di riferimento dei nostri cittadini. E questo strumento, che è stato approvato poi nel novembre del 2015, ha poi due modi operativi. Uno è il cosiddetto programma Parkinson, che ha una valenza sia ospedaliera che sul territorio. E il secondo è una rete invece più generale che vede legata l'ASLA di Bologna con le altre realtà regionali e questa è in una fase di costituzione. A fianco di queste c'è un gruppo che si occupa di determinare le linee guida per l'uso più appropriato dei farmaci per la terapia della malattia di Parkinson, man mano che questi escono.